Ciao Cici Birilli, benvenuti di nuovo su Pokémon Freedom, il secondo episodio. No, non sei una guardia, bene. No? Bene, mi serve, sai, mi è stata presa, sì, la mia povera roba è stata presa. Avevo un negozio, un piccolo bel negozio vicino alla stazione, già. Sì, un negozio che vendeva cose. Sai, tutti i negozi vendono cose. Ma il mio era speciale! Gente simpatica entrava, simpatica, gentile, gradevole, piacevole, brillante, spassosa, cortese, divertente, sì, gente che mi vendeva cose a poco prezzo, e io rivendevo tutto, e io accumulavo tutto quanto, sì, o no, no? Tu ti fai di crack. Vediamo un po' cosa c'è qui. You what? Oh, allenamento, ottimo. Ci vediamo dopo. Anzi no, aspetta, c'è Sara. Quindi non ci vediamo dopo. Ho preso ogni precauzione necessaria per rendere il più possibile snervante cercare di trovarmi. Ma non era mai abbastanza. Inoltre avevo bisogno di un posticino dove nascondere la mia roba. La troca. Quindi... vieni Carlo. Il fosso è qui davanti a me. Da qualunque altra angolazione sarebbe completamente invisibile. Oh. Ta-da! Non si vede un accidente. Un attimo, Carlo, accendo la luce. Molto meglio. E sono cose che succedono. Forse aver dovuto prestare più attenzione ai modi con cui dirottare un cavo elettrico. Ad ogni modo, Carlo, benvenuto nel mio rifugio improvvisato. Si sta un po' stretti, ma fino ad ora non ho trovato problemi. Scusa il disordine, Carlo, ma in tutta onestà non era mai venuto nessuno in questo posto. Difficile da credersi, ma nelle prigioni non è facile trovare qualcuno di cui fidarsi. Ma, hey, eccoti qui, finalmente qualche amico. Devi avere un migliaio di domande. Forse se ti descrivo dove trovi, dove ti trovi e cosa ti è successo, ti sarà più facile ricordarti chi sei. Però qua ci vanno i congiuntivi, signore. Siediti pure, Carlo. Da dove comincio? Tutto quello che conosco di Owen è quello che ho sentito dire. Approssimativamente 20 anni fa, nessuno ne è sicuro, un allenatore o un'allenatrice fu in grado di esplorare l'intera regione di Owen, sconfiggere il miglior allenatore della Lega Pokémon e ottenere il titolo di campione in un tempo record. Wow! La sua partì con una ricerca scientifica di catalogazione, una ricerca che ottenne un successo incredibile. Il campione riuscì a catturare ogni singola specie di Owen, compresi alcuni Pokémon talmente rari da essere definiti leggendari. Sai Carlo, ne hai affrontato uno non molto tempo fa. Hai notato quanto impari diventa uno scontro Pokémon quando un leggendario è di mezzo? Non molto tempo dopo, lei o lui decise di lasciare la regione per un motivo mai chiarito, regalando tutti i suoi beni e i suoi Pokémon al gestore del museo di Algepoli. Per quel che si dice in giro, il campione si avventurò alla ricerca di una nuova regione o di nuove avventure, non ne ho idea. Inutile dire che esattamente 2 giorni dopo, il proprietario del museo trova la serratura scassinata, le sue opere distrutte e tutti i leggendari spariti. Avevo all'incirca 5 anni quando tutta Owen andò nel caos. Tutti desideravano questi invincibili Pokémon, in particolare ora che non erano protetti dalla legge. Le forze governative si misero subito alla ricerca dei ladri, ma nel tentare di reperire questi super Pokémon incontrarono enormi difficoltà. Venne addirittura istituita la legge marziale, il che equivaleva a dare poteri illimitati alla polizia. In seguito, Carlo, qualche anno dopo, un nuovo direttore della centrale di polizia principale venne assunto e immediatamente la situazione di stallo venne risolta. La polizia si rimpossessò di ogni singolo leggendario in un lampo e la pace finalmente tornò di città in città. 10 anni dopo la scomparsa del campione, i suoi Pokémon erano finalmente di nuovo nelle mani della legge. Quello che avvenne dopo lo sanno tutti. Ora, ripensaci, una forza di polizia con poteri esecutivi illimitati, che controllava ogni singolo leggendario presente, con a capo una figura perlomeno geniale e senza scrupoli. Owen era uscita da una situazione di caos, per cadere completamente in una politica dittatoriale.
Il direttore mantenne i suoi poteri, i leggendari furono assegnati ad una forza speciale di ispettori e da allora nessuno è mai stato in grado di opporsi. Sono state istituite prigioni in tutti i punti cardinali di Owen per i rimanenti membri della resistenza e tutte le sanzioni per i crimini sono state esageratamente prolungate. Ti è tornato in mente qualcosa, Carlo? No, ok, non importa. Era necessario metterti al corrente in ogni caso. Perché come probabilmente avrai già intuito, ho in mente qualcosina che ci aiuterà a fuggire da qui. Io non ho problemi a eludere la sorveglianza, ma stavolta mi piacerebbe portare fuori tutti quanti. Vorrei provare ad aiutarti a recuperare la memoria. Devo solo definire qualche dettaglio. Perché non ti fai un giro della prigione mentre aspetti? Vieni a trovarmi quando sei pronto, ok? Ah, ok, Lucia è andata via di nuovo. Io e Circuito non andiamo per niente d'accordo. Aspetta. Prima cosa, devo trovare un modo per spegnere gli scanner e le telecamere sparse per la prigione. Ci servirà in seguito tutto l'aiuto possibile per evadere. L'unico problema è convincerli. Mi spiace chiederti un compito del genere, Carlo, ma preoccupartene tu. Oh, ho dimenticato di dirtelo, Carlo. Ho messo da parte alcuni strumenti utili ad ogni allenatore. Tieni. Ultra Ball. Energy Powder, Revival Herb. Se hai bisogno di altro, c'è uno spacciatore di oggetti e altro nei paraggi del cortile. Onestamente, i suoi prezzi sono un furto. Che bello. Torno dopo. Ut. Oh, cazzin. Sei sicuro? Si tratta del tuo primo Pokémon. Non sono sicuro di sapere come prendermene cura. Hai ragione. Ora hai qualcuno ancora più importante a cui badare. Come passa il tempo, eh? Un giorno sei l'allenatore che mi salva da un pociena selvatico, e quello dopo sei l'unica persona in grado di salvarti da Owen. Mi prenderò cura della tua squadra, allora. La macchina sarà operativa domani mattina, e dubito che ci sarà un viaggio di ritorno per te. Perciò voglio augurarti buon viaggio e buona fortuna. La storia si fa sempre più interessante. Ecco. E lo chiamo Kushi, Mocho. Gigi, la luce è andata via di nuovo. Che diavolo? Che ci fai qui? Il tuo posto è in cortile. E invece. Aia. Fermo. Ti rendi conto che hai spaventato la mia. Insomma, non dovresti essere qui. What? Sono quasi arrivati. Aiutami a spostare quella cassa davanti alla porta. Non ci credo. Ci siamo quasi. Se resistiamo giusto quanto basta, questo incubo avrà finalmente fine. Ehi, tutto ok? Mi sembra un po' confuso per qualcuno che sta per salvare il mondo intero. Contiamo tutti su di te, Brandon. Vuota. Ok, questa? Maneggiare con cuore identificativo, eh? Beni oggetto di furto. Sembra essere la merce che cercava quella ragazza. Vuoi prenderla? Sì. Ah, di qui? Stop! Esci di qui con le buone o. O cosa? Porco schifo! Aia. Rissa, rissa, rissa. I miei ragazzi non vedono l'ora di darvela di santa ragione, vedi? Sai solo sparare cazzate, eh? Noi Sailors Fella non abbiamo niente a che vedere con la perquisizione di ieri notte. Ah, sì, eh? Il carico arriva ieri mattina e per puro caso, alcol, sigarette e tutto il resto, viene scoperto e sequestrato il giorno stesso. Non mi avvicino ulteriormente Martial Arts. Gli affari sono andati alla grande fino ad oggi, dividendoci la rente di ogni vendita. Perché invece di perdere tempo con noi, non cercate chi ha spifferato del trasporto alle guardie? Rissa, rissa, rissa! Bisogna di una mano di evitare queste risse a tutti i costi. Per evitare le guardie. Facciamo che se mi aiuti a scoprire chi ha spifferato tutto alle guardie, darò una mano in più tardi, ok? Comincia investigando l'ufficio confische. Noi terremo bada ai Martial Arts. In infermieria, eh? Perfetto, perfetto. Un report del sequestro ieri sera? E perché dovrei dartelo? Rispondo io per te, perché stai per fare il mio favore a tua volta. Ho bisogno che qualcuno mi dia le chiavi dell'armadietto delle medicine. Dopo l'ultimo caso di recesso mi hanno tolto le chiavi definendomi un irresponsabile.
Non era nemmeno il primo caso, sai quanti altri ci sono stati. Bah, in ogni modo le chiavi, penso che una delle guardie le ha con sé, ma non sono sicura quale. Cosa? Non ti sento! Questi delinquenti si sono imbucati nella sala studio, il volume della musica è assordante. A che mi serve la benzina? Tu che credi? Sono dentro per incendio doloso e furto. Qualche anno extra vale la pena scontarlo a questo punto, a meno che porca non vi si sente, vieni. Oh, che proposta strana, non ho mai visto nessuno fuggire di qui, giovanotto, tantomeno portarsi dietro tutti quanti. Non fraintendermi, non desidero altro che la libertà. Ormai pento le mie azioni. Qui non c'è più nessuno, no. Sono eccezionale, lo so, vuoi provare? Sì. Ah, bene, iniziamo. Il gioco è semplice, non mi volterò. Stiamo entrambi. E voilà. Aspetta. Ho capito, capito, capito. Forse dipende dalla posizione. Beh, certo, perché sono quelli lì dietro a consigliargli il risultato. Si sentirebbe un singolo spillo cadere per terra con questo silenzio. Oh, perfetto. Allora, ragazzi, visto che abbiamo già convinto parte dei prigionieri, direi di finire qua questa parte, anche perché abbiamo fatto un bel pezzo di storia, quanto ho capito. E, signori, ci sentiamo alla prossima. Bye bye.